Ciao ragazzi, ecco qui un altro giorno al Sima. Sentite come strombazzano qui le macchine. Qui ci sono un po' di show che dopo andremo a vedere. Ecco l'ingresso della North Hall di Las Vegas. E niente ragazzi, adesso entriamo e andiamo a vedere ancora un po' di cose. Ciao! Ecco là in mezzo abbiamo gli spettacoli. Dopo andremo a vederne qualcheduno. Eccoli qua. Bellissimo, adesso andiamo alla South Hall, dove è, diciamo, la parte dedicata al fuoristrada. Andiamo a vedere un po' di cose. Eccoli qui, dei pick up, veramente ce ne sono per veramente tutti i gusti, alti, bassi, esagerati, non esagerati, veramente. Qui c'è un po' di area ristoro qua, perché giustamente un hamburger e qualche birra bisogna farsela anche qui, se no, anche perché è veramente stancante, è enorme, non riuscite a vederla tutta al Sima. Qui ragazzi siamo proprio nella capitale della customizzazione. Qui ci sono i marchi che credo che anche chi non è appassionato di auto una volta nella vita le ha sentite. Ve li riprendo un po', guardate: Bilstein, KN, Holley, Edelbrock, cioè queste sono le ditte Magna Flow. Qui avete tutto quello che riguarda la customizzazione e le performance per motori e tutto quanto. Guardate che spettacolo, guardate anche lo stand Ford, è qualcosa di meraviglioso, delle macchine pazzesche, tutto blu, hanno anche ovviamente il solito spazio all'esterno dove fanno delle cose esagerate con le macchine, quindi inseguimenti, drift, ecco qui le Mustang, tutto veramente bello. Mi piace, voglio farvi vedere un po' di cose perché è stupendo, guardate ragazzi. Siamo invece arrivati qui allo stand di Curry, più precisamente allo stand di Rock Jock, dove potete ammirare questa sway bar per il JL in alluminio ricavata dal pieno. Ecco, si riesce a vedere anche il Ponti, Rock Jock, che insomma hanno fatto un po' la storia di questo brand, tiranterie rinforzate, le loro braccia, insomma. Qui parliamo di tanta roba, tanta tecnica, prodotti veramente al top. Infatti sono tanti anni che sono dealer di questa ditta e non ho mai avuto un problema, perché qua siamo veramente al top. Qui invece abbiamo una novità che non è altro che il cancello di rinforzo per il Jeep Wrangler JL, con poi la sua aggancio per la retrocamera. Può portare gomme, c'è scritto qui, fino a 40, molto bello, sembra veramente robusto e aspettiamo di averlo a magazzino. C'è qua, siamo dalla DV8, una ditta che ultimamente mi state chiedendo in tanti, e quindi sono venuto qua anche per conoscere questa ditta che fa un sacco di accessori molto interessanti come parafanghi e inner fender, come potete vedere qui, molto belli e molto utili nel mondo off-road. Quindi adesso ci mettiamo a chiacchierare un attimo e cerchiamo di capire un po' come funziona la cosa. Vediamo un attimo, perché veramente ha degli ottimi e bellissimi prodotti. Ragazzi, insieme per parlare di macchine pazzesche, guardate questo mostriciattolo qua. Ovviamente ne parlavo con alcuni amici qui, ormai si parla solo di JT, quindi di Gladiator, ormai il must have è il Gladiator. Qui abbiamo questo mega mostro con uno di questi, ve l'ho fatti vedere prima, con questi Fox Factory, con questi triple bypass e le regolazioni poi anche dall'interno, quindi con un tastino. Qui parliamo veramente di tanta roba, mezzo esagerato, un po' difficile da omologare a casa nostra, però insomma ragazzi, sognate, vi ho portato qua per sognare. Oh Gabri, ma anche questo stand figa, è immenso. Niente, ragazzi, grandissimo, guardate quanta roba, immenso. È lo stand della Chevrolet, guardate che roba, guardate che roba, motori ovunque. Vedete la differenza degli stand all'italiana o comunque europei?
mettiamo solo le macchine, loro guardate, oltre le macchine, a ogni macchina corrisponde il motore. Guardate che spettacolo. Cioè, guardate che spettacolo, tutti con la loro descrizione. Guardate che roba, ragazzi. Questo è Sima, queste sono le fiere dell'automotive, quelle serie. Qui invece, ragazzi, siamo a Stand Worn. Non c'è bisogno di dirvi che cosa facciano. Guardate che prodotto, ovviamente anche qua parliamo sempre di Gladiator, bellissima, bellissima, esageratissima, veramente bella. Sì, guardate anche le mezze porte che ha fatto Worn, ovviamente vabbè, anche qui coilover, insomma sospensioni ce n'è un po' di tutti i gusti, bellissimi anche questi LED, ormai devo dire che è tutto micro LED, tutte cose molto piccoline, molto pocket, ma veramente veramente belle. Guardate, come sempre, beh, i soliti Vericelli che fanno di questa ditta leader un po' mondiale di questi prodotti, tutti questi, diciamo, display dove potete vedere corde, accessori per il traino, tutte queste cose qui, con ovviamente anche i loro paraurti molto belli. E veramente un bello stand, non enorme ma d'impatto, mi piace molto. Sì, ragazzi, nel frattempo stavo parlando con un ragazzo di BDS e mi faceva vedere che oltre a questo ottimo assetto, sotto il cofano c'è una bestiaccia qua. Effettivamente c'è un Emi Hellcat, e quindi abbiamo una potenza di fuoco di 770 cavalli, mi dicevo. Quindi guardate qui che roba, un vero mostro. Insomma, sono quelle cose che, devo dirlo, lo vedete solo qui negli Stati Uniti. È difficile vederle da noi, difficile vederle in Europa, vuoi per una sommatoria di cose che non sto poi a fare polemiche, non. Però, insomma, certe cose le vedete solo qua, quindi venite qua, magari cercate di farvi affittare o cercate di andare a Moab, cercate di fare qualcosa per poter guidare qualche bestione del genere. Qualcosa, ragazzi, qui al Caesar Palace, bello, guarda che cielo che c'è, è finto però, però è bello. Andiamo qua, andiamo a vedere un po' dove ci porta l'albergo. Mi ha parlato di Steakhouse, quindi tenetevi pronti. Ciao ragazzi, anche UPS è presente al SIM, giustamente anche noi spediamo con UPS, quindi ci sta. Qua siamo all'interno dove ci sono degli show, macchine un po' in giro, parcheggiate ovunque, di preparatori che mettono le loro macchine, muscle cars, hot rod, qui ce n'è veramente per tutti i gusti. Guardate che spettacolo, c'è veramente un botto di gente, guardate che roba. Sì, qui siamo allo stand Icon, che fa dei prodotti pazzeschi sia come assetti sia come cerchi. Ieri siamo riusciti ad aprire un account con loro, quindi presto vedrete questi prodotti nel nostro shop, ma vi volevo far vedere in particolare i cerchioni, che sono veramente belli. Eccoli qua, sì, con attacco, quindi JK, JL, veramente veramente belli, un prodotto che non vedo l'ora di avere a magazzino per farvelo vedere, insomma
spero per vendervelo, perché è veramente bello. Adesso vi facciamo un giro anche qui. Ragazzi, qui abbiamo veramente un mezzo pronto per la battaglia. Qui abbiamo questo Wrangler Gladiator, stupendo. Questa colorazione verde militare opaca, veramente bello, un bellissimo accostamento. Questi spartini piccolini a scomparsa, mi piacciono fatti così. Questa freccettina molto slim, una gomma, beh, in questo caso oversize, questa è una gomma da 40. Qui abbiamo un assetto da 3,5 J-Spec con tutti i puntoni J-Flex, che sono una tecnologia brevettata da J-Capaz. Veramente un gran mezzo, insomma. Dobbiamo solo aspettare di iniziare a prepararlo e di vederli in Italia anche da noi, perché può dire tanto. Questa macchina qui, secondo me, può dire tanto, sia per chi la vuole utilizzare per fuoristrada, sia per tutti i giorni, ma secondo me anche per tanti che vogliono un pick up, vogliono qualcosa da lavoro, ma vogliono poi anche divertirsi un weekend. Questo è una ottima scelta. Ci stavano dicendo di questo nuovo vericello, che è quello del nuovo della Smithy Built, molto bello, il 9.5K, vedete, ha una nuova manopola dove abbiamo questi tre LED, dove possiamo decidere la potenza e la velocità in cui avvoltolare il cavo. Ha queste due placche rosse, non sono altro che una calamita che ci permette di attaccarlo magari sul bumper o da qualche parte, quindi è molto utile anche nell'uso, diciamo così, off-road. Hanno messo poi vicino al plug normale, hanno messo anche una presa invece da 12 volt per altri accessori come air compressor o che cos'altro, e quando lo attivate, oltre a questa lucina simpatica, si accende anche una luce che di notte ci permette di vedere se si avvoltola tutto bene, se va tutto bene. Bel prodotto, e insomma aspettiamo anche questo qui di vederlo a breve. Qui invece, ragazzi, siamo a Truck Hero, che sarebbe il nuovo marchio, praticamente è la Omixada, che da quello che abbiamo capito ha venduto a questo nuovo marchio che è Truck Hero. Adesso ci spiegheranno bene. Hanno veramente fatto i botti qua, perché hanno veramente dello spazio esagerato, non so la fattura, altro che Carrara qua. Non so veramente cosa possono aver speso, e mezzi di tutti i generi, quindi da quello che abbiamo capito adesso ci spostiamo, oltre che sulle Jeep, anche su questi mezzi qui, quindi probabilmente Truck Hero continua a fare anche, cioè continua, cerca di innovarsi, quindi ha messo nuovi prodotti, quindi anche per Ford, pick up, diciamo, americani. Adesso andremo nella parte invece Jeep e andremo a parlare con il loro capo, vediamo un po' cosa ci racconta di bello. Ragazzi, stand Jeep, che dia, giustamente Alberto, impossibile trovarlo di meglio. Aspetta che devo vederne ancora uno che ieri non te l'ho fatto vedere. Basta, mi sono innamorato. Casa Jeep, il gusto, il design, gli accessori, come è stata fatta le macchine, tutto, ragazzi, qui è tanta roba, veramente bellissima. Questa versione poi è una cosa spaziale. Questa è nominata J6, è praticamente un Gladiator a due porte con il cassone da sei piedi. Ma che dire dei cerchi, che dire di questi cerchi? Mamma mia! Sono tutti dei fautori dell'aftermarket, brand americani, certo. Migliori, peggiori, ma tante volte poi alla fine, quando ci pensa mamma Mopar, bisogna dire che non sbaglia un colpo. No. Abbiamo detto 4 versioni, in realtà sono 5. Ah, hai ragione. Ci stiamo dimenticando una. Questa qua. Gravity, un bellissimo Gladiator, questo bellissimo arancione, uno dei miei colori preferiti. Sì. E hanno fatto questa customizzazione estremamente, sì, per l'overlanding, per il camping, che è un po' il tema principale di questo SIMA, devo dire. Comunque gli allestimenti, sì, perché dicevamo che alla fine sono tutti Gladiator, ma sono tutti anche allestiti per il camping. Guarda qua che spettacolo, fantastico. Tiri fuori, tacchi fuori, fantastico. Questa è la macchina del futuro, è un stupendo.
bellissimo, bellissimo. Quindi sì, il discorso veramente da fare da padrona, se dovessimo dire Sima dobbiamo dire Gladiator. Quest'anno sì, senza ombra di dubbio. Sima e Gladiator, io credo di non aver visto quasi un JL a due porte. Due porte veramente, forse 4 forse 5, 5 in tutto JL JLU qualcosa in più. Ma come l'anno scorso era stato il JL 2-4 porte a monopolizzare lo show, mi aspettavo quest'anno il Gladiator e non ci ha tradito. Possiamo finire ancora un attimo la ripresa? Ripeto, a me piace particolarmente tanto, ma veramente ci sono dei... Abbiamo visto tanti Gladiator, secondo me, allestiti in maniera molto più pesante, ma anche molto più performanti, sì. Ma la bellezza, la pulizia di questo, secondo me, è assoluto su un altro livello. E si vede la differenza, con tutto rispetto anche per i big player degli allestimenti, certo. Per i brand top, si vede la differenza quando alle spalle c'è comunque la casa madre. La casa madre che sa dove mettere le mani, insomma. Non le mette a caso. Alla bellissimo stand, magari fai un giro, fai vedere stand, quindi Mopar, Jeep, insomma, fantastico, veramente. Bravi tutti, bravi. Applauso, bravissimo. Lo merita, bravissimo. Più o meno nello stand tracchiero, perché sapete come dicevo, questi giorni fa veramente da padrone, a macchine ovunque. Mi sono fermato su questa macchina qui perché mi sembra molto bella, molto interessante, ha un sacco di soluzioni, sono veramente belle queste mezze porte, sono fatte veramente bene, questo JL sono veramente particolari. Ma una cosa che ti facevo notare, Gabriele, quest'anno è questa bellissima idea di tanto colore, cioè tutte le macchine certi colorati, riprendendo i colori, c'è molta ricerca, sono molto allegre queste macchine qui, mi piacciono veramente tanto, quindi oltre ad avere le soluzioni di fuoristradistiche, quindi accessori, pezzi, cioè mi piace molto questa ricerca anche del particolare, di customizzarsi la macchina al meglio, con molto molto bello. Mi è piaciuta tantissimo. Guardiamo anche questa qua, per esempio, che ha delle soluzioni innovative da Rampage, che fa sempre parte del gruppo Tracchino. Per esempio questo era un accessorio da mettere sul cofano, dove della ditta AWS, dove hanno inserito una barra LED che effettivamente potrebbe essere utile, molto piccolina, e a chi piacciono questi accessori è molto carino. Anche questi parafanghi, una linea un pochino diversa dai soliti che faceva questa ditta, gli hanno inserito un po' queste frecce LED, hanno messo i soliti loro blocca cofano, che da noi andavano molto forte perché con la chiave ci permettevano di mettere in sicurezza, diciamo, la macchina. Ci sono delle soluzioni, sono accessori un po' più semplici rispetto a quelli che abbiamo visto in questi giorni, però a chi piace la customizzazione della macchina, questa è una cosa molto interessante.